perderti nessun contenuto su questo canale, ti invito a premere la campanella per ricevere ogni giorno i feed e a passare da Instagram per contenuti sempre esclusivi. Buona visione! Per chi mi segue su Instagram, questa non è una novità, e per chi non mi segue su Instagram, seguitemi su Instagram! Sono andato a puttane le corde vocali. No, a parte gli scherzi, seguitemi su Instagram se non lo fate ancora, perché solo lì trovate le perle che oggi vi mostro in esclusiva in questo video, perché veramente robe che non stanno né in cielo né in terra, robe! Perché ragazzi, voi se spendete 50 euro in un videogioco che rischia di essere la copia di Pokémon Sole e Pokémon Luna, vi aspettate di trovare di tutto, tranne che questo. Per chi se lo stesse chiedendo, sì, questa è la mia versione di gioco che verso la prova di Kawe ha deciso di sfanculare l'esistenza mondiale, rendendo il gioco praticamente ingiocabile. Poi, spoiler, il cold bug sono riuscito a risolverlo più avanti, però poi tu cammini, no, e ti trovi davanti questo. Tu ti trovi davanti questo e tu non sai cosa dire, perché obiettivamente ti viene fuori un Cubone senza testa e tu sei lì che pensi all'esistenza della vita, perché io che cammino sul vulcano del quale non ricordo lo stracazzo di nome per andare da Kawe mi devo trovare un cazzo di Cubone senza testa. 50 euro, non ce li faccio in un mese 50 euro con YouTube, in un mese, porca puttana. Ovviamente la cosa non si ferma qua, ragazzi, perché poi noi abbiamo anche... Siamo alternativi, no? Noi siamo alternativi. E quindi abbiamo questo Dewpider bellissimo, che a quanto pare manca di una componente fondamentale del suo corpo, ossia la testa. Gli manca la testa. Cioè lui ha la bolla e non ha la testa. Così. Ah, ovviamente per non parlare della mirabile visione idillica dell'allenatore dietro, che a quanto pare sembra essere entrato in sintonia con la natura, tanto da farsi perforare dall'aria gli occhi, signori miei. Questo è, ve lo dico io, l'Oculus Rift New Gen, quello che non solo ti permette di vedere la realtà, ma ti permette anche la realtà di vedere te, e ti permette di vedere la realtà attraverso di te. È una cosa geniale, ragazzi. Game Freak è avanti anni luce in questa cosa, proprio un altro universo. E questa cosa è stata applicata anche a questo Rockcraft, che a quanto pare ha subito un'operazione all'occhio che l'ha portato a soffrire tanto. Quindi, bella lì. 50 euro. Ah, e come non andare a parlare del mitico Mecha Fletching, signori miei. In questo Fletching che improvvisamente ha deciso di diventare un robot, un cyborg. Questo è il famoso C22 di Dragon Ball. E cioè, voi ditemi se vi sembra una cosa normale che io debba trovare in Pokémon Ultrasole e Pokémon Ultraluna questi obbrobri della natura, che poi della natura non può essere, perché la natura non è così stupida, non ti crea un coso del genere. Fatemi zoomare sta immagine. Cioè, allora, parliamo un attimo. No, non parliamo, non so, io non... Tutto questo, ragazzi, è successo su un Frecciarossa che mi stava portando a Firenze. Io ero in... tra l'altro notare la macchia bellissima a destra del mio DS che io curo benissimo. E io ero in treno di fianco a una vecchietta che già mi guardava storto perché giocavo ai Pokémon. E poi immaginatevi quando mi sono messo a fare le foto per documentare questa cosa. E io questo è il risultato di tanti sforzi, è il risultato di tante pubblicità nei video. Un Fletching senza becco e con... Io non so neanche come definirle quelle cose. Cosa sono? Trovate... Ditemi un oggetto che può essere caratteristico di questo... È piccola, però è caratteristica, è bella. Questo Fletching, io non lo so. Non lo so. In questo video sto urlando più del solito, però io non so se a voi, ragazzi, capita mai quando camminate per strada e siete sicuri di avere quei 50 centesimi in tasca, arrivate a casa, cercate quei 50 centesimi e scoprite che, ahimè, li avete persi per strada. Ecco, questo Mew è molto empatico con voi, perché questo Mew vi capisce. Mew? Miau? La metanfetamina fa male, Creepy. Questo miau che ha perso i suoi soldi per terra e che quindi non ha più la monetina sulla testa.
E questa è la cosa meno grave che ho visto in giro? Perché ho visto cose che voi umani non potete nemmeno immaginare. Tra l'altro non tutti i Pokémon erano bugati, perché tipo Salandit, normale, Salandit bellissimo, perfetto, intaccato. Poi stacchiamo la testa a Cubone. Cioè questa roba qua, ragazzi, ha raggiunto dei livelli di inquietudine nel mio animo incredibile. Anche perché io ovviamente Dunsis in fondo ve lo lascio adesso. I parrucchieri odiano Game Freak per tutto ciò. I parrucchieri non sanno più cosa fare. Gli esteti stanno morendo. Gli esteti fanno la fame, Game Freak. E per colpa di cosa? Per colpa di questi bug. I capelli senza faccia! I capelli senza faccia. Ah, ho perso. Beh, anche questo sarà un ricordo delle mie vacanze di Alola. Sì, un selfie! Grande, bella lì! Ti stai facendo un selfie, ci hai preso tutto, ci hai preso. Tutto ci hai preso, guarda. Smile! Porca troia, cos'è sto schifo? Che poi gli occhiali. Io vorrei porre l'attenzione sugli occhiali di questa signora. Gli occhiali senza occhi. Facciamo una flip bottle challenge. Oh! Oh! Attenzione! Attenzione, ragazzi! Sentite questa puzza di 2016. Ma adesso direi di vedere che cosa ne pensate voi di questo abominio del Signore Gesù Cristo. Cavaliere senza testa, levati! Che giustamente abbiamo qui una sfilza di personaggi citati che hanno a che fare con la decapitazione, signori miei. Perché abbiamo qua un Enrico VIII a prova, signori. Voi non lo sapete, ma Cubone è stata la sua 15ª moglie decapitata perché si diceva che fosse tutta pelle e ossa. Non ha un oggetto contundente per picchiarmi. No, non posso prendere. Cioè, c'ho un cammello qui sopra, io ve lo giuro. Maria Antonietta, levati proprio, perché evidentemente ci ha perso la testa e tutto ciò. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Perché io faccio video su YouTube, raga? C'ha ragione quelli che mi dicono di chiudere il canale perché faccio schifo. Faccio schifo. Ecco cosa succede, giusto per rimanere in tema di Maria Antonietta. Ecco che cosa succede quando uso ghigliottina su Pokémon colpendolo. Giustamente, perché chiaramente quando utilizzi ghigliottina in teoria il Pokémon dovrebbe perderla alla testa. E quindi Game Freak ha voluto fare questo tributo alla sua mossa millenaria che io veramente non so più cosa dire. Io sto fissando punti a caso indefiniti della vita perché veramente, raga, non ho parole. Il demonio ha avuto quel che si meritava da oltre 20 anni. Perfetto, ragazzi. Cioè, i vostri commenti sono molto, molto, molto particolareggiati. Posso ancora sentire la regina di cuori gridare: tagliategli la testa, signori. Cioè proprio, veramente, io non ho parole. E come non avete parole voi, perché poi, siccome ho pubblicato due foto su Instagram di questa cosa qua, i commenti della prima sono abbastanza emblematici. Emblematici! Cos? No, belli questi bug. LOL. Solo te li hai trovati. Sì, solo io li ho trovati. eBay, figliolo. Non puoi mandarmi le copie dei pirla. Non puoi mandarmi le copie dei pirla perché io ti denuncio. Io ti denuncio, eBay. Ti denuncio per maltrattazione di Pokémon. Hashtag maltrattazione nei commenti. 50 euro per un gioco che ha dei bug incredibili. 50 euro per un gioco che ha dei bug incredibili. 50 euro per un gioco che è uguale a Pokémon Sole e Luna, se non fosse per la fine. 50 euro per un gioco che sembra una Chrome venuta male di questi giochi. Ora io non li ho ancora finiti, ma 50 euro? Perché è vero che poi la trama magari sarà figa e magari sarà bello alla fine, però quello che mi chiedo io è: non potevano cambiare qualcosa nel mezzo, voglio dire? Per come li avete presentati, io mi aspettavo delle differenze sostanziali. Invece no, sembrano dei giochi veramente poco curati, pieni di questi bug. Che tra l'altro non ho riscontrato solo io certi bug, perché ho visto anche gente crashare a caso, tra i quali io, tra parentesi, crash di console, robe del genere. Io mi chiedo, perché? Perché non avete fatto un gioco fatto meglio, più che altro? Perché farlo uscire in un anno con delle problematiche ancora evidenti? Io non lo so.
aveva tante potenzialità Pokémon Ultra Sole, aveva tante cose che potevano farmi dire wow, ma quanto è migliorato Pokémon Sole e Luna. Invece sono rimasti sempre sullo stesso livello. Potevano fare molto e hanno fatto poco. Non mi è piaciuta molto questa cosa. Per niente.